Benvenuti, vedo che molti dall'Italia siete venuti. Vi prevengo, immagino che siate interessati a una dichiarazione sul parere della Commissione. Io non ho avuto ancora la possibilità di leggerlo, però vi posso anticipare che era un parere critico che era nell'aria. Abbiamo, come sapete, deciso di elaborare una manovra economica che dismette la prospettiva della crescita e scusate, dell'austerity e abbraccia la prospettiva della crescita. È una manovra quindi che immagino ci saranno delle osservazioni critiche, le valuteremo nel merito, ci riserviamo quindi già nei prossimi giorni e nelle prossime settimane di elaborare delle repliche sul punto, ci confronteremo con i dati, ci confronteremo con le stime di crescita, ci confronteremo nel merito delle singole riforme che abbiamo proposto e ci presenteremo tra 3 settimane al confronto con la Commissione europea per proseguire questo dialogo costruttivo, franco e sereno che intendiamo perseguire. Presidente, ma c'è la possibilità di modificare la manovra o, come dicono i suoi vicepremier, questo non è dato? Ma l'abbiamo ripetuto più volte, non è una manovra che è stata improvvisata, è una manovra che abbiamo meditato, elaborato, abbiamo pensato a lungo. Quindi dire oggi che la rivediamo o domani mattina che la rivediamo non avrebbe senso, vorrebbe dire aver fatto le cose senza esprimere un indirizzo specifico di politica economica. Noi con questa manovra esprimiamo un indirizzo di politica economica. Evidentemente, lasciatemi però leggere con attenzione il parere della Commissione, c'è il suggerimento di un diverso indirizzo di politica economica da parte della Commissione. E allora confrontiamoci, valutiamo, vediamo e poi ne verremo a capo e vedremo, diciamo, se potremo persuadere la Commissione della bontà della nostra impostazione, delle nostre ricette. Presidente, quanto abbia agito anche politicamente con i suoi colleghi capi di Stato e di governo, quindi a livello di Consiglio europeo, oppure la trattativa verrà soltanto in sede tecnica, quindi tra il ministro Tria e la Commissione? Allora, diciamo così, tra virgolette, quella che lei chiama la trattativa avverrà senz'altro nel confronto, attraverso il confronto con gli organi deputati alla trattativa. Fermo restando, l'ho anticipato, che per l'approccio molto dialogante che io sin dall'inizio ho sposato e che il governo ha sposato, non avrò difficoltà a confrontarmi anche con i singoli leader, per avere la più ampia comprensione e avere la possibilità di offrire le più ampie spiegazioni quell'indirizzo specifico di politica economica che abbiamo riassunto, condensato e posto a fondamento di questa manovra economica. Il 2,4 non si tocca. 2,4 non si tocca al momento, certo. Presidente, le fondamenta di questa manovra quindi rimangono solidi, insomma si può limare qualcosa, ma le linee che ha espresso ci sta confermando che rimarranno così. Assolutamente sì. Nei toni dei suoi due vicepremier aveva chiesto, lei aveva chiesto un pochettino di abbassare i toni, anche qui aveva chiesto, invece oggi Che cos'è successo? Io ero in volo. Salvini ha detto che è una manovra contro, una bocciatura contro il popolo italiano, quella dell'Unione Europea. E siccome anche lo Adesso, spread è salito guardi, non mi molto. faccia commentare la singola dichiarazione che non ho neppure letto. Siamo appena Per le 10 atterrati. purtroppo dobbiamo andare. Siamo appena atterrati e non avrebbe senso adesso frammenti di dichiarazioni rubate così. Non è spaventato lo spread? Io l'ho sempre detto, sarei irresponsabile se non fossi preoccupato dello spread, senz'altro. Ma lasciatemi dire che nel momento in cui riusciremo a perseguire in questo dialogo potremo esprimere, diciamo, tutte le nostre buone ragioni, io confido che lo spread possa abbassarsi. Grazie mille. Grazie. 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 Ci vediamo domani.